Buonasera a tutte, tutti e tutte, siamo di nuovo live, questa volta soltanto io e Frida e ci trovate in contemporanea su Facebook, YouTube e Twitch. Grazie a tutti per essere qui e oggi parliamo di storie un po' horror perché è passato Halloween e quindi abbiamo pensato di dedicare una diretta delle storie horror un po' inusuali perché andiamo direttamente in Giappone. Come alcuni di voi sapranno, in Giappone le storie terrificanti si raccontano d'estate e infatti per chi ha letto La taverna di mezzanotte di Yaro Abe, sicuramente si ricorderà che le storie terrificanti sono raccontate d'estate e spesso raccontano appunto l'origine o sono protagonisti dei piatti tipicamente estivi. Nel primo volume, per esempio, trovate una testa d'anguria che si trasforma in qualcos'altro. Questa sera invece parliamo di Frida, vai tu. Questa sera parliamo di storie di fantasmi dal Giappone di Lafcadio Hearn, illustrato da Benjamin Lacombe per l'Ippocampo, un'edizione bellissima. Vorrei fare una piccola lettura dalla prefazione scritta da Francis Lacassène, spero di averlo pronunciato bene, spero non si offenda nessuno, perché è interessante riflettere sul concetto del fantastico, che è una mia grande passione e che in Giappone non è proprio come il fantastico occidentale e nemmeno le storie di fantasmi sono esattamente come le pensiamo noi. Bene, inizio subito. In un paese dove l'abbigliamento e le consuetudini, l'arte e le tradizioni, l'arredamento e i fiori creano a ogni istante e a ogni passo una festa dei colori e un'atmosfera magica, il fantastico è da sempre di casa, dispensato da quelle irruzioni e brusche incrinature che sgomentano la ragione nelle società occidentali. Quando il fantastico impregna in modo così profondo la vita giapponese, il soprannaturale da cui emana è solo una delle sorprese che la natura riserva all'uomo. Il fantastico è troppo vicino ai giapponesi perché si preoccupano del cerimoniale misterioso e insidioso destinato a intimidire gli occidentali e a condizionare l'immaginazione troppo cartesiana. La morte stessa si è spogliata dei sinistri e spaventosi ornamenti di cui si riveste in Occidente per trasformarsi in un intercessore familiare disposto a socchiudere volentieri in entrambe le direzioni le porte dell'aldilà. L'assenza di procedimenti di intimidazione e di colori funebri non deve più far pensare che il fantastico giapponese sia condannato a effetti d'ombra, di chiaro di luna e cartone dorato o alle manifestazioni di un bestiario mitologico. Qui, anzi, i draghi sono meno numerosi che nel folklore greco-romano. La cinquantina di storie raccolte da Lafcadio Hearn e tratte dal folklore orale e da vecchi libri rivela una vastissima gamma tematica. Ovviamente qua in questo libro non ci sono tutte le storie che Lafcadio Hearn ha raccolto, ma ne troviamo una grande rappresentanza. Troviamo tantissimi temi che possono essere paragonati a grandi temi del fantastico occidentale, a partire da fantasmi di donne che ritornano per amati, amati che non hanno potuto amare, oppure vampiri, oppure zombie, ma ovviamente non hanno questi nomi, hanno nomi giapponesi e non sono esattamente quelli che conosciamo ad oggi nel pop, nel fantastico pop occidentale. Allora, due parole su Lafcadio Hearn, chi era, che cosa ha fatto e perché ha scritto delle storie sul Giappone. Innanzitutto, dal nome potete capire che è un irlandese, è stato un giornalista e scrittore, naturalizzato poi giapponese. Ha iniziato la sua carriera come giornalista, appunto, e per poi ritrovarsi nel 1889 nelle Indie occidentali. Subito dopo, poi, viene mandato in Giappone come corrispondente, ma la cosa dura poco, ma in Giappone Lafcadio Hearn trova, diciamo, la sua nuova patria e comincia quindi a studiare il folklore locale, soprattutto perché si stabilisce nella città di Matsue, non so se si pronuncia così, però appunto comincia ad insegnare inglese nella scuola media e superiore di Matsue, una città nel Giappone occidentale, e lì comincia a prendere confidenza appunto con il folklore giapponese che lo colpisce
colpisce così tanto da cominciare a raccogliere le storie locali. Si sposa poi con una donna appartenente ad una famiglia molto antica di samurai e così poi assume il nome di Yakumo Koizumi, ed è con questo nome che lui è famoso in Giappone ed è con questo nome che in giapponese si possono trovare i suoi libri. Successivamente Lafcadio Hearn comincia a scrivere, a raccogliere questi racconti ispirati al folklore giapponese e poi insegna finalmente all'università letteratura inglese finché comincia anche a collaborare ad una rivista che si chiama English Language Kobe Chronicle, cronaca di Kobe in lingua inglese, quindi diciamo unisce un po' il suo primissimo lavoro da giornalista a quello di insegnante e docente. Muore abbastanza giovane perché muore nel 1904 a soli 54 anni e ci lascia queste tante opere dedicate al folklore, non soltanto alle storie di fantasmi e quindi diciamo a un lato a una tematica specifica della tradizione giapponese, ma dedica altre opere anche agli spiriti o semplicemente a quelle che possono essere i miti e le leggende. Insomma, con Lafcadio Hearn abbiamo una specie di ponte tra la visione occidentale europea e quella giapponese, una sorta di traduttore della vastissima tradizione di racconti del Giappone, ed è una cosa che diciamo anche un po' introdotto le storie giapponesi, la tradizione giapponese in Europa, perché forse prima di allora non erano note così tante storie sul Giappone che potessero riprendere appunto questa tradizione molto ricca folcloristica. E grazie anche a Ippocampo e al lavoro di Lacombe, noi oggi possiamo avere dei volumi illustrati in cui troviamo le storie raccolte da Lafcadio Hearn, illustrate da Benjamin Lacombe, e con delle illustrazioni ovviamente che si rifanno a quelle tradizionali, quelle del periodo Edo, quindi dal XVII secolo in poi, e però diciamo un po' riviste nella chiave dell'artista e della visione che è Lacombe. Se Frida sei d'accordo, cerco di mandare il breve trailer che Ippocampo Edizioni ha dedicato a questo volume. Sì, benissimo, così possiamo goderci un po' queste illustrazioni che fanno precipitare il lettore all'interno della storia. Il lavoro che hanno fatto è veramente bellissimo, non c'è niente da dire. Sì, tra l'altro, secondo me, come si poteva leggere nella prefazione, si capisce proprio il legame che c'è tra questi spiriti e diciamo, le persone giapponesi con la natura, perché in tantissime di queste storie di fantasmi, come le illustrazioni riescono anche a
evidenziare, no? C'è uno strettissimo rapporto con la natura, che è, diciamo, è uno dei pilastri del lavoro di Lafcadio Hearn. Mi viene in mente, ad esempio, il volume Le farfalle danzano, le formiche si ingegnano, che racconta, appunto, è una raccolta di racconti dal mondo degli insetti. Quindi sia questa attenzione al folklore, ma anche al collegamento tra uomo e natura, che nel fantastico occidentale è un po' differente, no? Forse pensiamo più al collegamento con la scienza, oppure a, diciamo, una tradizione differente, a una magia differente. Qua non è tanto una magia, ma è proprio un potere che scaturisce anche dal ciclo naturale delle cose. Se pensiamo per esempio anche ai film dello studio Ghibli o Ghibli per i puristi, ci sono questi film d'animazione in cui il tema è spesso il collegamento con la natura e quello che gli uomini e la natura possono fare se si rispettano a vicenda, in questo caso se gli uomini rispettano la natura, e soprattutto perché ha visto la principessa Mononoke, vi ricorderete questi esseri nella foresta sacra e con questa divinità che è super partes, che da cervo si trasforma in qualcosa di molto impalpabile, e diciamo le suggestioni sono molto simili, no? Anche i colori, e diciamo che il folklore giapponese si presta molto a queste interpretazioni, e se diciamo abbiamo accanto alla storia anche il disegno, è ovvio che viene tutto reso in maniera molto più impattante. Ed è molto bello. Infatti, il video di presentazione che Ippocampo ha realizzato per questo volume sottolinea benissimo questo aspetto, e anche la musica, diciamo, fa la sua parte, no? Sì, e poi diciamo questa cosa dell'illustrazione si riallaccia alla tradizione giapponese, perché è chiaro che Benjamin Lacombe ha il suo stile dedicato a un pubblico contemporaneo, ha una sensibilità differente e non solo giapponese. Però ecco, l'illustrazione fa parte anche della tradizione giapponese, fa parte delle storie di fantasmi, perché come vedremo poi a breve, i fantasmi sono un tema molto ampio nella rappresentazione, diciamo, all'interno dei libri. E mi interesserebbe tantissimo sapere se in Giappone hanno visto questo libro. Poi magari facciamo un'indagine, perché sarebbe Si può interessantissimo chiedere. capire come, diciamo, in Giappone hanno accolto l'illustrazione di un occidentale, quelle che sono figure invece estremamente tradizionali, estremamente più antiche. Dovremmo chiedere a chi è appassionato di Giappone e a chi i giapponesi che sono in Italia, e poi si potrebbe chiedere se Ippocampo ha commercializzato il volume in Giappone e capire com'è andato. Però, sempre rimanendo in tema libri, ovviamente Giappone, stampe, abbiamo una collaborazione di cui siamo molto fiere per questa Molto diretta. fiere, molto fiere. Molto fiere, molto contente e anche parecchio grate, perché con tutti gli impegni che ognuno di noi ha, cercare di dedicare anche soltanto poche ore della propria giornata a realizzare un contributo per noi, insomma, questo ci rende sempre molto felici. Ma siamo particolarmente contente perché abbiamo un contributo video che ci illustrerà proprio quelle che sono queste figure tradizionali nella stampa giapponese tra il XVII e il XIX secolo. Non voglio dire, non voglio sbagliare. Abbiamo una collaborazione con Adelino Di Marino, che è un esperto di libri antichi e bibliotecario, che ha realizzato per noi un breve video in cui appunto fa una carrellata di volumi in cui poter trovare delle illustrazioni fatte con la tecnica xilografica, cioè una stampa con matrice di legno su carta di gelso, se non sbaglio, Sì, di gelso. e ci fa anche una breve spiegazione di quelle che, come si chiamano queste figure, questi fantasmi in giapponese, e ci mostra qualche immagine
qualche stampa appunto piuttosto antica, e così diciamo ho realizzato questo contributo per noi che vi facciamo subito vedere, perché poi si capirà molto meglio quello che Adelino ha preparato per noi. Affascinante quanto inquietante e misterioso mondo degli yokai fu un argomento molto discusso durante il periodo Edo ed è una figura molto antica in Giappone. I giapponesi credevano e credono molto nei demoni e nel sovrannaturale, tanto che anche nelle antiche battaglie di samurai spesso si combatteva contro nemici demoniaci. Le stesse armature dei guerrieri giapponesi avevano sembianze simili a quelle di un demone, proprio per incutere timore. Scusate un attimo, ma tu lo vedevi, Frida, o forse si è bloccato? Si era bloccato. Ritentiamo. Il bello della diretta, ritentiamo. Sì, perché non si sa mai con queste piattaforme. Affascinante quanto inquietante e misterioso mondo degli yokai fu un argomento molto discusso durante il periodo Edo ed è una figura molto antica in Giappone. I giapponesi credevano e credono molto nei demoni e nel sovrannaturale, tanto che anche nelle antiche battaglie di samurai spesso si combatteva contro nemici demoniaci. Le stesse armature dei guerrieri giapponesi avevano sembianze simili a quelle di un demone, proprio per incutere timore e per farsi forza contro avversari spesso ritenuti non umani. I giapponesi sono un popolo molto superstizioso, tanto che non riescono ad appropriarsi di un oggetto di una persona defunta perché credono che questo sia infestato o che possa attirare la presenza del suo vecchio possessore. Lo tolgo perché vedo che va ancora a rallentatore, anche se l'audio, Frida, mi dici che si sente bene. È un peccato perché ci sono appunto le immagini da vedere. Ora guardo un attimo se è un problema mio di linea. Comunque, Frida, se vuoi parlare un po' in generale del libro, allora, io intanto controllo qui qualcosa. Certo, benissimo. Allora, io ho letto queste storie di fantasmi una sera prima di andare a dormire, contrariamente a quello che viene fatto in Giappone di autunno, quindi non d'estate. Ma alcune storie mi hanno veramente colpita. Poi Giulia ci aiuterà, perché io stasera, come potete sentire, sono un po' afona e quindi leggerà lei, contrariamente al solito. E allora, parlerò di quelle che non leggeremo più tardi. Allora, intanto non può non esserci il riferimento ai gatti, perché ovviamente nella tradizione giapponese e in generale nella società giapponese questo animale ricopre un ruolo fondamentale. Nella storia Il ragazzo che dipingeva i gatti abbiamo uno strumento fantastico, che è quello del disegno che rende dalla vita. Quindi questo ragazzo, attraverso la pittura, il disegno proprio su carta e non solo di questi gatti, riesce poi diciamo a dare vita a questi gatti che faranno qualcosa per lui e lo aiuteranno in una situazione un po' di difficoltà. Non manca ovviamente il macabro, perché chi avrà l'opportunità di acquistare questo volume o poi di vedere i trailer, forse anche nel trailer c'è, i gatti hanno la bocca insanguinata, quindi non sono proprio dei miscetti teneretti. Poi un'altra diciamo storia di cui non leggeremo un brano è sulla montagna di crani umani. È bellissimo vedere l'illustrazione, perché piano piano i due esploratori, padre e figlio, salendo sulla montagna appunto di crani umani, avranno proprio sotto i loro occhi una montagna composta da teschi umani che il padre rivela al figlio essere i teschi di loro stessi reincarnati più volte. Quindi all'interno di questo volume non abbiamo soltanto quello che potrebbe essere la rappresentazione delle paure ancestrali, ma potrebbe anche essere diciamo un tema più religioso. Poi magari chi è più esperto di noi potrà interpretare queste cose, ma io credo proprio che diciamo il riferimento alle reincarnazioni ci sono in più di un racconto, anche in un brano che leggeremo più tardi, ma anche nella storia di una mosca, che è il brano che conclude la raccolta, in cui una servetta, una domestica molto devota e che risparmia per dare una degna sepoltura ai propri genitori, nel momento della sua dipartita improvvisa si reincarna in una mosca e va dai suoi padroni, andandoli a trovare, e in un primo momento i due signori sono
diciamo, infastiditi, perché ovviamente la mosca è un insetto fastidioso che ronza, che entra nelle orecchie, che sbatte contro le finestre. Però il padrone, con una sensibilità molto spiccata, riconosce nel, diciamo, questo ritornare di questa mosca anche attraverso degli escamotage, per esempio le dipinge il corpo con un puntino rosso, un segno rosso, il fatto che non sia, diciamo, una mosca qualsiasi, ma la reincarnazione della loro, diciamo, domestica, che voleva far capire loro che i suoi denari risparmiati dovevano andare anche a lei, quindi avere una degna sepoltura anche lei. Possiamo vedere questa bella illustrazione di una mosca gigante. La storia lei non è gigante, però rende bene forse la grandezza di, diciamo, questa storia in cui un animale così piccolo rappresenta un cuore così grande che è appunto di questa protagonista, giovane protagonista. Volevo anche parlare della parte finale in cui ci sono i giochi di yokai. Ora, a parte, vabbè, come sempre, la maestria delle illustrazioni, tra l'altro credo che le tavole siano proprio originali o comunque riprese da tavole da gioco originali, ma è interessante come le storie di fantasmi siano legate a questi giochi, cioè al fatto che l'inquietudine che può causare un'immagine come questa, in cui un volto è composto da altri volti, altri spiriti, altre figure nascoste, siano in realtà motivo di divertimento. E diciamo, questo si può ritrovare in tradizioni come quello del raccontare storie non intorno al fuoco, ma diciamo, in cui gli ospiti sono depositari di una candela che nel momento in cui iniziano la narrazione, spengono e quindi diciamo, l'atmosfera si fa più cupa, ma ha un aspetto più giocoso. Ok, Ok, io riproverei a mandare il video. Se poi riproviamo. si blocca e non va, è un peccato non vedere le No, immagini. speriamo che vada perché è veramente un contributo importante. Sì, quindi se si blocca io lo lascerò andare, così almeno possiamo sentire la voce di Adelino che ci spiega un po' di cose importanti. Poi il montaggio successivamente metterò il video e niente, così si potrà recuperare e ci sarà il video che si vede per bene, tutto a posto e potrete andare a recuperarlo per vedere anche soltanto quella parte perché è davvero un peccato e Adelino ci ha lavorato tanto e non va bene. Ovviamente queste sono le condizioni in cui lavoriamo con queste reti internet ballerine e soprattutto qui c'è un vento allucinante, quindi io credo che sia questo. Comunque provo a mandarlo. Affascinante quanto inquietante e misterioso mondo degli yokai fu un argomento molto discusso durante il periodo Edo ed è una figura molto antica in Giappone. I giapponesi credevano e credono molto nei demoni e nel soprannaturale, tanto che anche nelle antiche battaglie di samurai spesso si combatteva contro nemici demoniaci. Le stesse armature dei guerrieri giapponesi avevano sembianze simili a quelle di un demone, proprio per incutere timore e per farsi forza contro avversari spesso ritenuti non umani. I giapponesi sono un popolo molto superstizioso, tanto che non riescono ad appropriarsi di un oggetto di una persona defunta perché credono che questo sia infestato o che possa attirare la presenza del suo vecchio possessore. Il mondo degli yokai, di tutti i demoni mostri giapponesi, è molto vasto ed articolato ed è diviso in tantissime categorie. Entità malefiche, ma anche buone. Questi esseri erano rappresentati davvero tanto all'interno degli Eihon, i libri giapponesi, e nelle famose ukiyo-e. Il libro giapponese, che è molto particolare, inizialmente dipinto, viene poi realizzato con la stampa xilografica, quindi con l'uso di matrici in legno, e cosa importante, il supporto utilizzato per apporre la scrittura e le illustrazioni non era carta di riso, ma carta di gelso. La tecnica ukiyo-e invece si sviluppò durante il periodo Edo, tra il XVII e il XX secolo. È sempre una tecnica di stampa xilografica che seguiva precisi procedimenti. Il disegno originale veniva prodotto dall'artista e ricopiato da un assistente in più copie, che
e poi venivano incise su blocchi di legno da esperti artigiani. Le ukiyo-e furono inizialmente pensate per chi non poteva permettersi nelle proprie abitazioni dei veri dipinti, oppure stampe vendute semplicemente come cartoline. Attraverso queste stampe e i libri venivano quindi rappresentati questi esseri. Tra i più famosi e conosciuti ci sono sicuramente i Kappa, i quali hanno delle dimensioni di un bambino di 10 anni e sono quelli che vengono maggiormente a contatto con l'uomo. Ci sono poi anche i Tengu, altre figure conosciutissime, che hanno un'antica origine cinese e sono conosciuti in Giappone con il termine di Karasutengu, ovvero sono quegli esseri con l'aspetto di un corvo, che con un becco, artigli, ali piumate, ma con un corpo umano. L'aspetto dei Tengu era poi quello maggiormente utilizzato per le maschere dei samurai. In base alle mie esperienze, agli esemplari di Heon e Ukiyo-e in cui mi sono imbattuto, analizzerei la figura dello Yurei, ovvero dello spirito vago. Questa figura è dal mio punto di vista tra le più inquietanti. Ma come riesce a manifestarsi lo Yurei? Sappiamo che nella religione buddista esiste la reincarnazione, quindi dopo la morte avviene la rinascita infinite volte e sotto forme diverse. Ciò che decide la futura rinascita è il karma, ovvero il merito positivo o negativo che si acquisisce tramite le proprie azioni in vita. Per evitare questo continuo ciclo di reincarnazione vi è un unico metodo, quello di esaurire il karma e raggiungere così il nirvana. Succede però che in alcuni casi gli spiriti non riescano a proseguire il proprio cammino e rimangono pertanto per molto tempo nel nostro mondo. Questo avviene soprattutto per quegli spiriti con forti legami terreni. Secondo una tradizione giapponese invece, tutti gli esseri umani hanno uno spirito, un'anima, che prende il nome di Reikon. Quando muoiono, il Reikon lascia il corpo e resta in attesa del funerale e dei riti successivi, prima di potersi riunire ai propri antenati nell'aldilà. Se le cerimonie sono svolte nel modo appropriato, lo spirito del defunto diventa un protettore della famiglia, a cui torna a far visita ogni anno durante il mese di agosto, nel giorno della festa Obon, nella quale i vivi porgono ai defunti i propri ringraziamenti. Tuttavia, nel caso di morti improvvise e violente, o se i riti funebri non sono stati effettuati, o ancora se lo spirito è trattenuto al mondo dei vivi da forti emozioni, il Reikon può trasformarsi in Yurei. Nelle Ukiyo-e e nei libri giapponesi è ben definita l'iconografia di questi spiriti, anche grazie ad un gioco che si diffuse durante il XVII secolo. Inizialmente nei campi di battaglia dei samurai, fino ad arrivare addirittura nei palazzi più nobili, ovvero lo Yakumonogatari Kaidankai. Il gioco consisteva nel raccontare a turno una storia dell'orrore e poi spegnere una luce o una fiammella ad ogni storia. Si credeva che quando l'ultima luce o fiamma si fosse spenta, lo Yurei si sarebbe manifestato e da qui si inizia ad identificarsi la figura dello Yurei come una figura davvero ben precisa, rappresentata da una persona moribonda, stanca, a volte insanguinata, ma la maggior parte delle volte questi spiriti sono figure femminili. Essendo che in passato le donne giapponesi godevano di scarsi diritti e dovevano obbedire a mariti e padroni, non riuscivano a compiere tutti i loro obiettivi in vita e solo sotto forma di fantasmi potevano cercare giustizia della vita passata. Soprattutto questo per quanto riguarda quelle madri morte precocemente. Queste figure femminili erano rappresentate però con capelli lunghissimi e neri, vesti molto chiare. Inoltre la figura era spesso accompagnata da due fiammelle che prendevano il nome di Itodama. Erano fuochi fatui dalle sfumature molto tetre di colore blu, verde oppure viola. Un'importante rappresentazione grafica, diventata poi icona delle seguenti, è sicuramente il fantasma di Oyuki, un dipinto realizzato da Murayama Okiyo nel 1750, i cui tratti caratteristici sono proprio quelli del vestito bianco, simile al folcloristico lenzuolo bianco del fantasma occidentale. Qui si ricorda un kimono funerario in uso durante il periodo Edo. Il kimono
può essere un katabira, una semplice veste bianca, o un kyokatabira, uno simile al precedente, sempre in bianco, ma decorato con sutra buddhisti. Altra caratteristica principale dello Yurei sono le mani. Le mani che penzolano senza vita, mentre la parte inferiore del corpo è completamente assente. Infatti lo Yurei fluttua nell'aria. Il più famoso fantasma del Giappone, celebrato soprattutto nei teatri e nel cinema, è Oiwa, la cui storia viene narrata nell'opera teatrale Yotsuya Kaindan. La giovane Oiwa si sposa con il Ronin Yemon. Ronin era un samurai senza padrone, e questo successivamente decide di uccidere la donna avvelenandola per poi sposarne un'altra. Il veleno però non fa effetto immediato, così Ronin si scaglia contro di lei uccidendola brutalmente. Sfigurata e mal ridotta, la giovane donna muore nell'agonia e riappare poi come fantasma dal volto sfigurato per tormentare Yemon e la nuova moglie fino alla loro morte. Celebre e famosissima è la raffigurazione del volto dello spirito della donna che appare in una lanterna, un'opera realizzata dal maestro Katsushika Hokusai. Qui ancora un'altra famosa stampa xilografica che raffigura l'attore Kabuki Kikugoro nei panni del fantasma di Oiwa, sempre per la commedia Yotsuya Kaindan, una stampa questa realizzata dal maestro Utagawa Kuniyoshi. Famosa è anche la leggenda di Okiku, qui rappresentata nel 1830, sempre con una tecnica stampa xilografica ukiyo-e da Hokusai. Okiku era una bellissima e giovane ragazza al servizio del grande samurai Aoyama Tessan. Un giorno, cosa successe? Alcuni ospiti del samurai provenienti dall'Occidente, dall'Olanda, portarono in dono un servizio di piatti di porcellana che proprio la giovane Okiku doveva custodire. Oyama Tessan però ruppe un piatto di nascosto e ordinò successivamente alla giovane ragazza di mostrargli il servizio e pertanto accusandola del danno. Per punizione, venne gettata in un pozzo dove morì. Da allora ogni notte il fantasma di Okiku tormentò il samurai, portandolo sull'orlo della follia per punirlo, della sua malvagità. Allora, come appunto faceva riferimento Adelino di Marino, all'interno di questa raccolta di racconti troviamo spesso figure femminili che potremmo rappresentare come fantasmi. Ovviamente non sono proprio dei fantasmi, cerchiamo di essere un po' fluidi come rappresentazione, perché non sono ovviamente fantasmi con il lenzuolo bianco, ma hanno ovviamente qualcosa di simile, diciamo delle apparizioni. Allora, prima però di parlare di questi fantasmi, mi vorrei concentrare sul primo racconto di questa raccolta, Sogno di un giorno d'estate. Allora, intanto è un racconto con cornice, perché tutte queste narrazioni sono circondate dal viaggio di Lafcadio Hearn. Lui viaggia e si fa raccontare storie oppure riporta storie che ha conosciuto in base a quello che vede lungo la strada, lungo il paesaggio, attraverso ispirazioni della natura, come abbiamo detto prima. Diciamo, questo è molto importante nelle storie di fantasmi giapponesi. La prima storia, Sogno di un giorno d'estate, è la storia di un pescatore che, diciamo, inoltratosi nelle onde marine, non pescando niente, a un certo punto incontra la figlia del re del mare, che gli fa una proposta che lui non può rifiutare. Gli offre infatti di sposarsi e di vivere con lei sulla sua isola fantastica, sull'isola del re drago del mare. Ora lui ovviamente non conosce le regole del gioco e decide di seguire questa giovane donna, di sposarsi, ma a un certo punto la preoccupazione per i suoi cari fa capolino e chiede alla sua amata, perché questo è un amore felice, non è la rappresentazione di un amore triste, è un amore felice, di poter tornare a casa. Lei si rabbuia e gli dona una scatola. Questa scatola però non deve essere mai aperta. Conosciamo già nella tradizione greca o comunque romana occidentale che le scatole che non devono essere aperte creano sempre qualche problema. Comunque, non spoileriamo troppo e leggiamo un passo di questa storia. Ok, vado.
1416 anni fa, il giovane pescatore Urashima Taro lasciò la costa di Suminoye sulla sua barca. Allora le giornate estive erano come oggi, sonnolente e cilestrine, con solo qualche lieve immacolata nuvola sospesa sullo specchio del mare. Allora erano uguali anche le alture, remote, azzurre, delicate sagome trasfuse nell'azzurrità del cielo, e i venti erano pigri. Ed ecco che il ragazzo, anch'egli pigro, mentre pescava lasciò la barca andare alla deriva. Era una barca curiosa, prima di verniciatura e di timone, di una foggia che probabilmente non avete visto mai. Eppure ancora adesso, dopo 1400 anni, è dato scorgere barche del genere di fronte agli antichi villaggetti dei pescatori sulla costa del Mar del Giappone. Dopo aver aspettato a lungo, Urashima prese qualcosa e lo trasse a sé, ma si accorse che era solo una testuggine. Ora, la testuggine è sacra al dio drago del mare e la durata della sua vita è di 1000, c'è chi dice 10.000 anni. Ucciderla perciò è oltremodo riprovevole. Con delicatezza il giovane staccò l'animale dalla lenza e lo lasciò andare con una preghiera agli dèi. Ma non catturò nient'altro e la giornata era caldissima e il mare, il cielo e tutto il resto erano immensi, immersi nel silenzio. E lo prese un gran torpore e si assopì sulla barca alla deriva. Allora dal trasognamento del mare emerse una bellissima fanciulla, quale potete vederla nell'illustrazione apposta all'Urashima del professor Chamberlain. Acconcia in panni cremisi e turchini, la lunga chioma nera sciolta sulle spalle fino ai piedi. Qual figlia di principe era, usa portare 1400 anni fa. Silente come l'aria, giunse trascorrendo sulle acque. Si arrestò sopra il ragazzo addormentato nella barca e con un lieve tocco lo svegliò e gli disse: «Non essere sorpreso. Mio padre, il re drago del mare, mi ha mandato da te per via del tuo buon cuore. Tu oggi, infatti, hai lasciato libera una testuggine. E ora noi andremo alla reggia di mio padre, sull'isola dove l'estate mai non muore. E io, se lo vorrai, sarò la tua sposa Fiore, e lì vivremo felici e contenti per sempre». E Urashima, guardandola, era sempre più stupito. Era infatti più bella di qualsiasi essere umano e lui non poteva fare a meno di amarla. Allora lei prese un remo e lui l'altro e vogando assieme si allontanarono, come dato ancor vedere, sulla lontana costa occidentale, moglie e marito remigare assieme, quando i pescherecci trascorrono nel loro serotino. Si allontanarono vogando lievi e lesti sulle silenti acque azzurrine verso sud, finché giunsero all'isola dove l'estate mai non muore e alla reggia del re drago del mare. Bene, benissimo. Ci possiamo un po' immaginare cosa poi accadrà a questo giovane pescatore. Intanto che l'altra storia. Che... Sì, infatti, mentre leggevi la facevo vedere perché merita davvero tanto. Sì, sì. Allora, l'altra storia di cui vorrei parlare è quella di Yuki Onna. Allora, è la storia di una coppia di lavoratori che per riposarsi dal freddo si rifugiano in una capanna. E non mi ricordo, mi sembra che fossero padre e figlio, comunque molto legati. E a un certo punto però, come è possibile immaginare, il freddo è troppo pungente e i due si assopiscono. Uno dei due alla fine perderà la vita, ma come fa a perdere la vita? A comparire a una giovane donna, una donna di ghiaccio, di neve, che il giovane riesce a vedere poiché dischiude un po' gli occhi. E la storia evolve, la donna di ghiaccio, così rappresentata, diciamo, continua nel suo trascorso, finché i due si rincontreranno. Anche qua la donna aveva fatto promettere qualcosa a questo giovane, che non avrebbe mai rivelato del loro incontro. Come andrà a finire? Ovviamente non c'è un lieto fine nemmeno qua, o comunque un finale dolce e amaro, perché diciamo, la storia terminerà con la donna che se ne andrà da questo giovane, ma non voglio dire diciamo, qual è la relazione tra i due. Leggiamo un passo. Parto dall'incipit, ovviamente.
In un villaggio della provincia di Musashi vivevano due taglialegna, Mosaku e Minokichi. All'epoca di cui parlo, Mosaku era vecchio e Minokichi, il suo aiutante, un ragazzo di 18 anni. Andavano insieme tutti i giorni in una foresta a circa 8 chilometri dal villaggio. Lungo il tragitto c'è da attraversare un fiume largo e c'è un traghetto. Nel punto d'attracco avevano costruito varie volte un ponte, ma ogni volta la fiumana aveva spazzato via il ponte. Quando monta la piena, non c'è ponte che tenga in quel punto. Una gelida sera, Mosaku e Minokichi erano sulla via del ritorno quando li sorprese una spaventosa tormenta. Giunti al traghetto, si avvidero che il barcaiolo se n'era andato, lasciando la barca sulla sponda opposta. Di attraversare a nuoto non era il caso, e i taglialegna si rifugiarono nel capanno del traghettatore, ritenendosi fortunati di aver trovato, comunque sia, un rifugio. Nel capanno non c'era braciere, né un posto dove accendere il fuoco. Era un capanno grande sì e no un paio di stuoie, con una sola porta, ma privo di finestre. Mosaku e Minokichi sprangarono la porta e si stesero per dormire, coprendosi col pastrano di paglia per la pioggia. Da principio non sentirono molto freddo e pensavano che la tormenta si sarebbe ben presto placata. Il vecchio si addormentò quasi all'istante, mentre il ragazzo, Minokichi, rimase a lungo sveglio ad ascoltare la furia del vento e le continue sferzate della neve contro l'uscio. Il fiume mugliava e il capanno oscillava e scricchiolava come una giunca in mare. Era una terribile tormenta e l'aria si faceva via via più gelida. Minokichi tremava sotto il pastrano. Alla fine però, malgrado il freddo, si addormentò anche lui. Uno scroscio di neve sul viso lo svegliò. La porta del capanno era stata aperta con la forza e alla luce della neve, Yuki Akari, vide una donna nella stanza, una donna tutta vestita di bianco. Era Kina Sumosaku e gli alitava in viso. E il suo fiato era come un candido vapore. Quasi nello stesso istante lei si volse verso Minokichi e si piegò su di lui. Il giovane cercò di gridare, ma si accorse che non riusciva a emettere alcun suono. La donna bianca si chinò su di lui, sempre più giù, fino a sfiorargli il viso con il suo, e lui vide che era bellissima, anche se gli occhi gli incutevano timore. Lei continuò a osservarlo per un po', quindi sorrise e sussurrò. «Era mia intenzione riservarti lo stesso trattamento inflitto all'altro, ma non posso fare a meno di provar pietà per te che sei così giovane. Sei un bel ragazzo, Minokichi, e stavolta non ti farò del male. Ma se ti azzardi a parlare con chi che sia, fosse anche tua madre, di ciò che hai visto stanotte, io lo verrò a sapere, e allora ti ucciderò. Ricorda quel che ti ho detto». Se lo ricorderà? Non credo. Lo sai se... O quanto me. Sì, io lo so. Non si ricorderà ovviamente di questo avvertimento, o comunque non crederà che in quell'occasione, ecco, sia da ricordarsi, ecco, da rispettare. L'ultima storia di cui vorrei parlare è la storia di Ito Norisuke. Allora, è una storia molto lunga e molto complessa. Anche qua, come nelle due storie precedenti, affrontiamo un tema che lega l'uomo alla natura, cioè il passare del tempo, l'inevitabilità della morte, ma anche la consapevolezza che forse nell'aldilà potremo rincontrarci. È la storia di una donna che attende, una donna che sta a casa e attende, di un amore corrisposto, ma che si fa attendere nel tempo. E vorrei mostrare magari un'illustrazione, c'era anche nel trailer, perché è bellissimo veramente, sotto due pagine così. Ok. Si alzò e fatti scorrere i paraventi che separavano la stanza degli ospiti dal locale attiguo, li scortò nella camera da letto. Poi, con molte espressioni di gioia e di felicitazioni, si ritirò e Ito rimase solo con la moglie. Mentre riposavano assieme, Ito disse: «Dimmi, mia amata, quando hai desiderato per la prima volta di avermi per marito?» Poiché tutto sembrava così reale che aveva quasi smesso di pensare all'illusione tessuta intorno a lui. Tubando come una colomba, lei rispose: «Mio augusto signore e sposo, ti vidi per la prima volta al tempio di Ishiyama, dove mi ero recata con la mia madre adottiva. E averti visto cambiò per me il mondo a partire da quell'ora e da quell'istante.
Tu però non lo ricordi perché l'incontro non è avvenuto nella tua vita attuale, ma tanto, tanto tempo fa. Da allora sei passato attraverso molte morti e nascite e hai avuto molti corpi prestanti. Io invece sono sempre rimasta quella che vedi adesso. Per via del grande desiderio che nutrivo per te non mi era dato ottenere un altro corpo, né entrare in un altro stato dell'esistenza. Mio caro signore sposo, ti ho aspettato per molti secoli umani. E lo sposo non sentì affatto paura nell'udire quelle strane parole. Ma non desiderò altro in questa vita o in tutte le vite a venire che sentirsi avvolto dalle sue braccia e udire la carezza della sua voce. Bellissimo, e con questo gesto definitivo concludiamo le nostre letture. Vorrei però consigliare alcuni volumi che ho... Vai. No, no, bevevo. Ok, allora, vorrei consigliare qualche volume che io desidero ardentemente, ma che ovviamente non posso acquistare in questo momento, perché se si potesse fare una panoramica delle mie librerie e se contassi i volumi che devo ancora leggere, stendiamo un velo pietoso, ecco, troviamo uno scrigno che ci fa dimenticare il numero dei libri non letti, ma ahimè è il gioco del lettore. Allora, il primo si chiama Nippon Yokai di Elisa Menini, è una graphic novel edita da Oblomov Edizioni e il sottotitolo è Il gioco delle 10 storie. Come accennava Adelino nel suo video, esiste questa tradizione in cui in una stanza in piena notte si accendono tante candele quanti sono i partecipanti al gioco. Ciascuno di essi a turno racconta una storia di fantasmi e alla fine del racconto spegne una candela. La stanza si fa ovviamente più buia al procedere del gioco fino a cadere completamente nelle tenebre. È interessantissimo il fatto che sia una graphic novel, quindi vorrei tanto comprarlo e lo consiglio, così se qualcuno l'ha letto mi può dire qualcosa. L'altro volume che vorrei consigliare, se riallaccio un po' anche alla collaborazione che abbiamo fatto con Adelino Di Marino, è Yokai nei capolavori di Lo Kyue, Mostri, fantasmi e demoni nelle stampe dei maestri giapponesi, edito da Nui Nui, spero di averlo pronunciato bene. È un volume che ho visto l'altro giorno con Giulia in libreria. Ovviamente lei mi ha fermato dicendomi: Frida, devi leggere ancora un sacco di libri, ma è veramente bello perché diciamo c'è una parte molto ampia dedicata alle illustrazioni. Se poi magari lo cercate anche sul sito della casa editrice, ci sono qualche pagina di saggio da poter vedere, con una spiegazione della figura che viene trattata e che possiamo ritrovare in parte anche qua, in storie di fantasmi dal Giappone. E soprattutto ci sono le stampe tradizionali, originali riportate. Quindi sarebbe interessante fare un paragone tra la rappresentazione di Lacombe e la rappresentazione tradizionale. Tra l'altro sugli ukiyo-e, che sono appunto queste raccolte di stampe, proprio Adelino Di Marino ha curato una mostra che è andata online sul sito e nella sede della Biblioteca delle Suore di Montevergine a Mercogliano, vicino Avellino. È stata la nostra prima collaborazione con Adelino, che appunto si occupa anche di libri, anche e soprattutto di libri antichi, ed è stato lì che abbiamo scoperto, diciamo, un po' un mondo, perché prima non ne sapevamo moltissimo, soprattutto per quello che riguarda appunto la stampa xilografica. E se scorrete nei nostri post, troverete su Instagram, troverete appunto la collaborazione, la pubblicità fatta a questa bellissima mostra che ospitava pochi esemplari, però molto interessanti. Non so se è tuttora visibile, però è stata visibile sul sito per tutto il mese di luglio, se non sbaglio, e se riuscite a recuperarla, quella è molto interessante. Sul canale YouTube della Biblioteca Suore di Montevergine potete trovare un paio di video dedicati alla mostra, e in uno di questi c'è appunto Adelino che spiega un po' cosa sono gli ukiyo-e.
e anche un altro esperto collezionista di libri antichi giapponesi con stampe xilografiche. È un mondo veramente interessante, non se ne parla tantissimo, in Italia si trovano poche cose, però appunto speriamo di poter collaborare ancora con Adelino e poter portare qualche contenuto di questo tipo, perché quando si parla di libri antichi, che poi come vedete possono essere trasposti e possono essere anche un aggancio per storie contemporanee, per lavori contemporanei, è sempre molto interessante. Sempre rimanendo poi nel mondo di Ippocampo Edizioni, Lafcadio Hearn e le illustrazioni di Benjamin Lacombe, è uscito un altro libro dedicato sempre al folklore giapponese, Spiriti e creature del Giappone, e ora mandiamo il trailer che trovate sul canale di Ippocampo, sul canale YouTube di Ippocampo Edizioni. Anche questo è molto bello, vedrete le illustrazioni in movimento, sono veramente suggestive. Per la gioia dei nostri portafogli, ovviamente, chiaro. Beh, anche questo bellissimo Che da avere dire, subito, cari subito. amici, Che subito, dire, cari amici, subito cari amici. comprare. No, comunque se Ippocampo Edizioni ha deciso. Cos'è successo? Niente, è tutto a posto. Cos'è successo? Scusate un attimo. Ma succedono delle cose stranissime oggi. No, vabbè, ragazzi, queste sono gli spiriti che si sono impossessati del mio computer. Mi sentite? Sì, Giulia, si sente. Ok, no, è partito un video nel video di noi che parlavamo. Non lo so, vabbè. Comunque dicevo, se Ippocampo Edizioni ha avviato una serie di libri illustrati di questo tipo, quelli vanno per forza presi tutti quanti, tenuti in libreria, anche esposti per benino, perché sono fantastici. E nulla, noi siamo insieme da quasi un'ora, abbiamo parlato di folklore giapponese. Un po' come potevamo, speriamo di approfondire il tema e vi rimandiamo al nostro prossimo incontro, soprattutto segnalandovi quello che è il nostro libro del mese di novembre, che è appunto Tokyo Stazione Ueno di Yu Miri, edito da 21 Lettere. Questa è una collaborazione che noi abbiamo avviato con la casa editrice, che ci ha gentilmente inviato i volumi, e per cui presenteremo appunto insieme alla traduttrice del libro il romanzo, il nostro libro del mese. Vi ricordo che siamo. Vai, Frida. Anche qua parliamo di fantasmi, fantasmi un po' differenti, perché il fantasma può essere anche una rappresentazione metaforica di qualcuno che non si vede, di un invisibile. Quindi tenetevi pronti perché è veramente, veramente particolare e interessante.
C'è sempre un filo che cerchiamo di tenere durante le dirette del mese. E il tema di questo mese ovviamente è fantasmi. E noi ci rivediamo quindi al prossimo incontro. Vi ricordiamo che tutte le nostre attività sono principalmente su Instagram, dove ci trovate come @oriental.bookclub. Ci trovate anche su YouTube e su Facebook. E niente, vi auguriamo buona serata. Non spaventatevi troppo e niente. Buone Buone letture. letture. Buone letture.